Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Come potete vedere anche oggi vi farò vedere delle ricette super golose, ma soprattutto sane, leggere, adatte per una dieta equilibrata, ma anche super facili e veloci. Quindi partiamo subito dalla colazione. Vi faccio vedere come fare questo cupolotto ricco di una crema allo yogurt e cioccolato proteico, davvero golosissimo, ma comunque va benissimo per una dieta. Allora, utilizzerò i pavesini in questo caso. Se preferite potete utilizzare un'altra tipologia di biscotti, quelli più adatti alla vostra dieta. Allora, facilissimo, immergete i pavesini all'interno del latte, potete utilizzare anche delle bevande vegetali o addirittura acqua se preferite. Dopodiché mettete tutti i pavesini belli morbidi all'interno di contenitori da muffin ricoperti di pellicola trasparente. Poi ci mettiamo lo yogurt, un cucchiaino di crema proteica alle nocciole, io utilizzo quella della Food Spring, e poi chiudete il cupolotto e lo lasciate in frigo almeno tutta la notte. Il mattino seguente potete gustarvi il vostro cupolotto, buonissimo, davvero è qualcosa di eccezionale, dovete assolutamente provarlo. Passiamo al pranzo, una cosa molto semplice, ovviamente siamo arrivati in quel periodo dell'anno dove le zuppe sono sempre molto apprezzate, quindi faremo pasta e ceci. Un cucchiaino di olio, uno spicchio di aglio, un po' di verdurine come pomodori, carote, prezzemolo, sedano, dopodiché ci metto i ceci. Questi sono ceci secchi che ho fatto precedentemente ammollare in acqua tutta la notte. Ci vado a mettere anche 2 tazze di acqua fino a coprire. Se la volete più liquida, aumentate un pochettino l'acqua. Ci metto anche un cucchiaio di salsa o concentrato di pomodoro, un pizzico di sale, pepe, dopodiché faccio cuocere per circa 2 orette. Potete anche cuocere di meno, poi magari provate il cecio, se è bello cotto potete spegnere. A questo punto cuocete la pasta che preferite e il mio pranzo è pronto. Passiamo allo snack, facciamo in casa la cosiddetta torta della nonna in versione cheesecake e fit. Riprendiamo i pavesini e li tritiamo. Vi ricordo, potete utilizzare anche le fette biscottate o qualche altro biscotto che preferite. Ci mettiamo 2 cucchiaini di latte o acqua fino a rendere comunque i nostri pavesini abbastanza morbidi da poterli stendere all'interno di una formina da cheesecake o da una formina da crostata. A questo punto ci mettiamo sopra il dessert proteico alla vaniglia, questo qui lo potete trovare alla Lidl, c'è anche al cioccolato ed è una cosa pazzesca, buonissimo. Copro con qualche pinolo e lo lascio un attimino in frigo o in freezer ad addensare, dopodiché copro con un po' di zucchero a velo se volete, altrimenti non lo mettete, e il mio snack è pronto. Passiamo alla cena, piatto unico fatto di patate al forno, bocconcini di pollo e zucca. La prima cosa che faccio ovviamente è cuocere le patate. Queste sono surgelate, quindi ci metto un filo d'olio, un po' di sale, un po' di spezie varie e le faccio cuocere in forno per una ventina di minuti. Nel frattempo vado invece a mettere in una padella un po' di olio, un po' di cipolla, potete anche non metterla. Vado a cuocere prima di tutto la zucca, la lascio ammorbidire, ci metto anche un po' di rosmarino, ci metto un goccio di acqua per farla cuocere meglio e metto il coperchio. Poi in un secondo momento vado ad aggiungerci anche i bocconcini di pollo e metto ancora un goccio di acqua. Faccio cuocere fino a cottura ultimata e la mia cena è pronta. Come avete potuto vedere, sono delle ricette super facili che potete preparare davvero in maniera velocissima e sono davvero buonissime, quindi vi consiglio di provarle. Ricordati di iscriverti al canale se sei nuovo e ovviamente passa anche dal mio Instagram e mi trovi con il nome e le ricette di Jennifer.
E vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!